Ciao ragazze, in questo video vado a soddisfare la richiesta di un sacco di ragazze che mi hanno chiesto di realizzare un tutorial fatto con le mani, con le dita, utilizzando lei. Se siete stufe, probabilmente, di vedere tutorial con la Naked One, passate altrove, altrimenti nulla, guardate. E nulla, è un tutorial su questi colori qui, bene o male, che non so se sono ben visibili per via delle luci leggermente biancastre. Comunque l'ho fatto con le dita e una matita. Ok, spero che vi piaccia. Tanto per cambiare, starno il disco perché mi sono riraffreddata. Va bene. E, che dire? Allora, Lina mi aveva richiesto un tutorial adatto agli occhi verdi, a chi come lei ha gli occhi verdi, utilizzando la Naked. In parte questo tutorial è adatto sicuramente a tutti i tipi di incarnati, colore di capelli, colore di occhi, ma marcando più su queste tonalità come Sin, Toasted e Hustle, sicuramente vanno a evidenziare ancora di più gli occhi verdi. Praticamente la base di questo tutorial sono questi colori, quindi Toasted e Hustle, questi due colori qui. Poi da lì ho praticamente usato qualche altro colore, mi sembra altri tre colori. Comunque, questo tutorial, questo trucco, questi colori sono adatti a tutti i tipi di incarnati, occhi e capelli, bla bla bla. Quindi non c'è, secondo me, un trucco adatto, non so, agli occhi verdi piuttosto che a quelli marroni. Secondo me bisogna sperimentare e abituarsi a vedere con altri colori che non siano i soliti. Quindi nulla, giocate un po' con tutti i colori, sia per quanto riguarda la Naked. Ah, mi sono data una zigomata, sia per quanto riguarda la Naked che tutte le altre palette, tutti gli altri ombretti, palette, avete capito? E nulla, vi lascio il tutorial e buona giornata. Allora, io ho già applicato la mia base, ce l'ho da un po', quindi vorrei finirla perché so che se oltrepassa un anno praticamente perde l'efficacia che ha di solito appunto un primer, quindi vediamo di utilizzarla. Come colore che ho già applicato nell'angolo interno dell'occhio ho utilizzato Virgin, che è questo colore qui, il primo, e l'ho applicato già nell'angolo interno dell'occhio, mi è scivolato anche un po' qui, nell'angolo interno dell'occhio fino praticamente alla prima parte della palpebra e poi sotto l'arcata sopracciglia. Ok, come primo colore poi andrò ad utilizzare Toasted, questo colore qui, scusate per lo smalto, che è praticamente questo colore qui e lo vado ad utilizzare applicandolo anche con il medio o anche con l'anulare nell'angolo esterno dell'occhio, quindi nella seconda parte della palpebra, e lo inizio a sfumare verso la parte centrale della palpebra, quindi facendo così. E arriviamo praticamente vicino come si chiama? Virgin, qui. Fatto ciò, lo sfumiamo anche nella piega dell'occhio. Vedete? Alzate un po' e andate a sfumare il colore fin qui, fino a metà palpebra. Fatto ciò, vado a prendere Hustle,
che è praticamente questo borgogna, scusate proprio per lo smalto, non ho mai avuto lo smalto così schifoso. Comunque vado ad utilizzare Hustle, che è questo melanzana, comunque questo viola un po' scuro. E lo vado ad applicare nell'angolo esterno dell'occhio, ne applico poco 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 alla volta e mano a mano lo sfumo. Lo applico anche nella piega. Lo picchietto, ecco, e poi con un dito pulito lo sfumo. Ovviamente adesso dobbiamo andare appunto a creare l'angolo esterno dell'occhio più scuro rispetto all'angolo interno, ovviamente, dobbiamo dare profondità. Ok, fatto ciò, diciamo che inizio a calibrare un po' i due occhi, quindi se c'è da aggiungere un po' di questo Hustle, ne applico un pizzichino in più e con il dito pulito sfumo. Sfumo anche un po' all'infuori e poi prendo Creep, che è qui, è praticamente questo nero satinato, che poi non è proprio nero nero nero, comunque ne prendo un pizzico, anche così. In teoria dobbiamo andare a scurire un altro pochino l'angolo esterno, quindi magari prendiamolo con il mignolo e andiamo a piazzare il colore nell'angolo esterno. Ok. Perfetto, fatto ciò vado a prendere Sin, che è questo colore un po' rosato, questo, e lo vado ad applicare satinato, lo vado ad applicare praticamente sopra quasi a Toasted, quindi quel colore che abbiamo applicato all'inizio. Tra Virgin e Toasted, in modo che illumina. Se c'è da applicare di nuovo un po' Toasted qui, lo riapplico. E poi vado a prendere Half Baked, che è quell'oro. Questo qui. Ne prendo un pizzico, perché è strapigmentato questo colore, così come tutti gli altri, a dire la verità. E lo vado ad applicare qui. Quindi vicino al nero, portandolo al centro della palpebra. Proprio un pizzico in modo che va a illuminare e si va a mischiare un po' con tutti gli altri colori. E ok. Risfumo applicando un altro po' di nero insieme mischiato ad Hustle. E adesso sfumo, mi pulisco le dita. Scusate per sto ciuffo che casca. Con le dita pulite andiamo a sfumare qui e a buttare un po' il colore in fuori. E poi riprendiamo Virgin, che è il nostro colore che abbiamo applicato sotto l'arcata soprapciliare, e andiamo a risfumare. Ok, c'è da applicare un po' di più di Hustle
insieme a Creep nell'angolo esterno. Ok. Poi vado ad applicare Hustle, prima Toasted, sotto le ciglia inferiori, fin qui. E poi nell'angolo esterno vado ad applicare Hustle, solo nell'angolo esterno, per collegarlo alla sfumatura di su. Mi fa schifo avere queste unghie così, ma mi spiace. Questo lavoro lo andiamo a fare con il mignolino, con il mignolo, in modo da essere le più precise possibili. Ok, fatto ciò vado ad applicare una matita e io vado ad applicare la Double Glam Eyeliner di Kiko nella colorazione 09 e prendo il lato melanzana che assomiglia un po' ad Hustle, ma questo è proprio melanzana. E vado a fare questa mini riga con la codina proprio vicino vicino all'attaccatore delle ciglia. Praticamente più mi avvicino nell'angolo interno dell'occhio e più resto vicino le ciglia, in modo da evitare quanto più possibile di far vedere la riga e rimpicciolire l'occhio, ecco. Vado a collegare anche la riga qui sotto le ciglia inferiori e sfumo. Così. Ok. Questo è il look finale. Finito. Questo è il look finito. C'è praticamente un po' di tutto. Adesso la mia videocamera, insieme alle luci prettamente bianche, raffreddano un po' il trucco. Applico l'Ultimate Shine Teddy Brown 060 di Catrice. Quindi spero di aver dato qualche idea alle ragazze che volevano un tutorial fatto con le mani e utilizzando la Naked. E nulla, sicuramente farò altri video con la Naked, altri tutorial con la Naked. E secondo me, è nulla. Grazioso. Quindi un bacio, ci vediamo al prossimo video e ciao!